Il paradiso delle signore, trama puntate, dal 2 al 6 gennaio 2023. Tancredi assolda un investigatore per Vittorio. Lunedì, 2 gennaio 2023. Marcello ha in mente grandi progetti per Palazzo Andreani, ora che è riuscito ad ottenere l'affare a scapito di Umberto. Quest'ultimo, dal canto suo, inizia ad essere molto risentito e si tormenta perché non riesce a capire come mai non sia riuscito a portare a termine l'affare. Alfredo assume ormai un atteggiamento distaccato con Irene, dopo aver anche saputo che lei gli ha mentito. Irene, nel lungo termine, inizia a risentirne molto. Al paradiso arriva Adelmo, un bambino vivace e pieno di brio che ravviva le cose nel grande magazzino. Il bambino fa parte di un orfanotrofio insieme a tanti altri piccoli senza genitori che vivono insieme a lui. È sotto la temporanea custodia di Don Saverio che se ne sta occupando a scopi benefici. Intanto Matilde si sta inevitabilmente riavvicinando a Tancredi e confessa a Vittorio che ha passato il Capodanno proprio con il marito. Conti è costretto ad incassare e ad andare avanti ignorando la cosa. Dal canto suo Tancredi continua nel suo corteggiamento e prova a sorprendere sua moglie con un regalo che nemmeno lei avrebbe mai potuto immaginare. Martedì, 3 gennaio 2023. Adelaide sprona Matilde a cercare di capire se può perdonare o meno Tancredi. La Frigerio sembra non fidarsi completamente perché non pensa che possa essere davvero cambiato in così poco tempo. Al contempo la ragazza teme che Tancredi stia adottando una strategia per riconquistarla e poi tornerà ad essere esattamente come prima. Matilde crede che in questo modo Tancredi pensi di riportarla a Torino. Adelmo ispira Vittorio e Matilde ad escogitare un'iniziativa di beneficenza per l'orfanotrofio a cui appartiene. I due ne parlano con Gloria ed iniziano a concordare le modalità con le quali mettere in pratica il progetto. L'occasione sarà la festa della Befana e al centro ci saranno proprio gli orfanelli. Irene viene a sapere che Clara ha retto il gioco ad Alfredo a sua insaputa e ci resta malissimo. La cosa rischia di rompere per sempre l'amicizia tra le due ragazze. Ludovica riceve un regalo da Marcello e ne è evidentemente sorpresa e felice. Per questo motivo, Torrebruna se ne accorge ed inizia a temere che Ludovica possa avere un nuovo ritorno di fiamma. Nel frattempo anche Tancredi nota la crescente complicità tra Matilde e Vittorio e decide di correre ai ripari. Inizia quindi ad avviare una corte ancora più spietata. Mercoledì, 4 gennaio 2023. Irene non vuole assolutamente riconciliarsi con Clara e le dice che considera l'accaduto un tradimento molto grave. La Cipriani, al contempo, non nasconde la tensione che c'è con Alfredo e quindi tutto tra loro sembra essere inevitabilmente rotto. Umberto continua a rimuginare sull'affare che ha perso ed inizia ad avere un'idea che diventa sempre più radicata. È stata Adelaide a pianificare tutto e a fare in modo di ottenere Palazzo Andreani prima di lui. L'iniziativa di beneficenza per l'orfanotrofio del Paradiso delle Signore finisce per coinvolgere anche la caffetteria, ed ovviamente Salvatore non può sottrarsi. Quindi, con l'aiuto di Elvira, Salvo inizia a preparare dei dolci che verranno dati agli orfanelli in occasione dell'Epifania. Vittorio parla con Roberto della sua situazione sentimentale e gli confessa che rimanere lontano da Matilde ed essere distante da lei gli sta costando sempre di più. L'avvicinamento con Adelmo li ha legati ulteriormente e li fa sentire ancora più uniti. Quello che loro non sanno è che stanno rischiando molto e potrebbero essere scoperti da un momento all'altro. Infatti Tancredi ha assoldato un investigatore privato ordinandogli di mettersi sulle tracce di Vittorio, proprio in considerazione della complicità che aveva già notato. Giovedì, 5 gennaio 2023. Elvira chiede supporto ad Irene, Maria e Clara per preparare i dolci che servono all'orfanotrofio. Le quantità devono essere abbondanti e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Intanto Vittorio organizza una sorpresa in occasione della festa della Befana proprio per il piccolo Adelmo, che ormai ha fatto breccia nel cuore di tutti. Irene e Alfredo si impegnano per l'iniziativa benefica e si concentrano completamente. Alla fine, grazie alla magica atmosfera, tornano bambini e finiscono per riavvicinarsi. Ezio comincia a nutrire dei timori dato che l'attività non sta partendo. Colombo teme che se le cose non dovessero prendere il via da subito, la sua famiglia finirà in un vortice di problemi economici da cui sarà difficile uscire. Ferdinando è curioso di Marcello e dei suoi affari dato che inizia a nutrire gelosia verso di lui. Torrebruna acquisisce qualche dettaglio in più su di lui grazie all'aiuto di Fiorenza, che gli spiega quello che sa.
Tancredi riceve degli aggiornamenti dell'investigatore privato sulle mosse della moglie e di Vittorio, su cui si concentrano tutti i sospetti. Presto tutti sapranno che cosa gli nasconde Matilde e per questo motivo è evidente che le cose per Vittorio si mettono sempre peggio. Venerdì, 6 gennaio 2023. Tancredi, alla luce degli ultimi sviluppi, non accetta più che Adelaide non prenda posizione. Deve decidere se è dalla sua parte oppure appoggia Matilde. Irene fa pace con Clara e riesce finalmente a perdonarla. Anche con Alfredo c'è un riavvicinamento, e l'uomo si convince di aver trovato il modo giusto per conquistare il cuore della Cipriani. Vito, intanto, torna con un volo dalla Sicilia e decide di approfittare del suo ritorno per chiarirsi con Maria e cercare di fare pace con lei. L'impresa di Ezio rischia di creare problemi alla famiglia, ma Veronica e Gemma non si scoraggiano. Al contrario, dicono di essere disposte a fare dei sacrifici per realizzare il sogno di Colombo. Umberto ha la conferma che dietro l'acquisizione di Palazzo Andreani ci sono Marcello ed Adelaide. Così, si allea con Torrebruna per cercare di distruggere la nuova coppia in affari. Tancredi prende una decisione sul suo futuro che gli farà passare molto più tempo a Milano. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi succederà qualcosa di grave tra Tancredi e Vittorio e come finiranno le cose? A voi i commenti.